Per l'intervista di Senza Età oggi abbiamo Costanza Mignanelli che ha scritto un libro molto interessante perché non si tratta della solita storia ed è una scrittrice in erba. L'abbiamo incontrata al Salone dell'Editoria delle Marche, alla Mole Mab Italiana. Aveva questo libro in mano che ho letto e trovo molto interessante sia per l'argomento, parliamo di anoressia, sia perché contiene un messaggio importante. Quindi la salute, la terapia, la guarigione, ma anche il messaggio. Costanza, perché hai scritto questo libro che si chiama Il coraggio di piacersi? Scrivo questo libro perché volevo chiudere un cerchio, iniziato diversi anni fa, nel 2010, nel momento in cui sono caduta in preda a questo mostro, che io definisco appunto mostro, l'anoressia, quasi come fossi posseduto dal demonio. È stato un percorso molto lungo. Inizialmente la malattia è durata 5 anni prima di arrivare alla cura, quindi alla richiesta di aiuto. Nel periodo successivo al ricovero ho iniziato a buttare giù un manoscritto, ma ero ancora in fase appunto terapeutica, non ero completamente fuori, anzi ci sono voluti anni poi dopo di psicoterapia per uscirne, finché poi questa estate nel trasloco a casa nuova ho ritrovato tra le mie cose i miei appunti e in concomitanza di una conferenza stampa su un progetto proprio di prevenzione dei disturbi alimentari della Fondazione Salesi, ho avuto un'illuminazione. Mi sono detta: non è possibile che io sento tutti questi esperti parlare di questo tema, da fuori ovviamente, in qualità di specialisti, e io che l'ho vissuto non dico la mia, non esprimo, non tiro fuori la mia voce. E Ecco, quindi. l'hai scritto con uno stile giornalistico come fosse un percorso. Facciamo vedere la copertina. Il coraggio di piacersi. Il percorso inizia dal buio e arriva alla luce. Che Sì. cosa significa? Ecco, così è stato per me, perché l'anoressia ti porta a vivere in un tunnel. Tu entri in un baratro, vedi il buio più totale perché ti isola completamente dal mondo, e finché poi, nel mio caso, ho voluto uscirne, quindi ho sentito una spinta dentro di me nel momento in cui vedevo soltanto le tenebre. C'è stato qualcosa dentro che mi diceva che dovevo uscirne perché dovevo star bene, era un'esigenza di star bene. E, il percorso è stato proprio lentamente come un percorso di cammino verso la luce, come se ti trovassi all'interno di un tunnel, non vedi il fondo del tunnel, quindi non vedi lo spiraglio, però ci speri che ci sia, dentro di te lo senti che in fondo ci sarà. Quindi è stato un percorso evolutivo, la penombra ovviamente è stata il percorso terapeutico. Quindi tutta l'accettazione, il chiedere aiuto e poi la cura vera e propria, che è una parte attiva tua, ovviamente, dove devi lavorare su te stesso. Finché poi ho iniziato a vedere la luce quando mi sono fatta aiutare, quindi quando mi sono fidata e affidata ai professionisti che lentamente mi hanno portato appunto a vedere il sole. Quindi io oggi posso dire di vedere il sole, di portare anche il sole alle persone che mi stanno intorno. E questo è il messaggio, no? La forza di volontà e un'equipe che ti ha aiutato quando hai chiesto aiuto, hai avuto il coraggio di chiedere aiuto. Ecco, io volevo leggere una cosa che mi ha molto colpito. Quando ho avuto di fronte la scelta tra vivere e morire, scrivi, vi confesso che mi ha salvata la paura. Ecco, che significa questo? Che diciamo, io penso che la chiave di tutto nel mio caso è stata proprio la paura, perché quando mi sono resa conto che di fronte a me avevo l'opzione, cosa che non tutti hanno, no? Se pensiamo alle malattie più gravi, come ad esempio i tumori, nel mio caso ero fortunata, tra virgolette, perché ho potuto scegliere e perché sentivo dentro di me che la paura di non sapere, di non poter più controllare quello che io fino a quel momento avevo controllato, mi destabilizzava. Qualcosa mi ha svegliato e mi ha detto, dentro mi si è svegliata probabilmente quella parte di buono, di bene e di lucidità che io avevo ancora, mi ha detto: guarda, tu stai andando a morire, cioè tu stai scegliendo di morire.
Lì è proprio quello lo switch, cioè quella cosa che dentro di me è avvenuta, forse un minimo di amore per me stessa lo avevo dentro, un briciolo. E lì mi sono detta, non posso non ascoltare questa paura. E di fronte a quello, dal giorno successivo al ricovero, mi sono detta, anche da un chicco di riso, nonostante i disturbi che poi ovviamente nel libro spiego, psicosomatici, Certo, non è facile. Ho deciso di, ripeto, contro tutta me stessa, ho deciso di ricominciare a mangiare e di vincere, quella voce che dentro di me mi diceva di non farlo. E di Quindi. sopravvivere. Questa è una molla, la paura, quindi, che ha fatto scatenare in te, però la forza di volontà ha fatto il resto. Quindi il messaggio è non abbandonarsi, non credere che non c'è più niente da fare, chiedere aiuto subito. E con tanta volontà risalire la china. Questo è un po' il messaggio che c'è in questo libro, scritto molto bene, ripeto, perché è un invito. Poi ognuno le scelte le fa, ma questa è una scelta di vita ed è molto importante averla fatta e avere la consapevolezza di esserci riuscita, perché questo l'esempio, il modello da seguire è questo e serve a tante altre ragazze. Senti Costanza, ora quali sono i tuoi progetti? Perché tu non puoi adesso smettere di scrivere. Questa è una cosa che secondo me apre tanti orizzonti, no? Quindi ce ne sarà un altro. Allora, innanzitutto lo sto traducendo, quindi siccome mi sono arrivate diverse richieste, ovviamente i social in questo ci aiutano perché amplificano il messaggio, mi sono arrivate diverse richieste sia dall'estero, quindi da amici che vivono fuori, parlo ovviamente della lingua inglese in questo caso, quindi dall'America e dall'Inghilterra, e poi mi sono arrivate, avendo vissuto io a Parigi, mi sono arrivate richieste anche da amiche che vivono in Francia. E quindi diciamo che la bozza in francese l'ho tradotta io, quindi la sto facendo revisionare, avendo fatto lingue mi sono aiutata da sola ed è in fase di pubblicazione, quindi lo pubblicherò anche in questo caso su Amazon. E per quanto riguarda invece il mio percorso, sicuramente ho iniziato un libro, il secondo, non sarà un sequel, perlomeno per fare il sequel dovremo aspettare altri 10 anni di vita, così magari vi racconto qualcos'altro. Però sicuramente continuerò a scrivere, non so ancora il tema, ma ovviamente parto sempre da un'esperienza personale. Invece per quanto riguarda il libro proprio Il coraggio di piacersi, penso che sto lavorando a un paio di idee, di progetti per portarlo in giro per l'Italia. Quindi vorrei poter parlare direttamente con le persone. Presentarlo magari in qualche incontro dedicato. Sì, Senti, esattamente. io ti ringrazio molto e questo è un messaggio nel messaggio perché veramente ti auguro in bocca al lupo per la tua carriera di scrittrice e benvenuta nella comunicazione quella sociale, perché questa è veramente la cosa che ci interessa di più come Senza Età. A presto e alla prossima tua fatica. A presto, grazie.